Litorale di Jesolo, punto d'arrivo non proprio la spiaggia, ma ci siamo, della Moonlight Half Marathon, la mezza maratona al chiar di luna. Si parte da Cavallino, comune di Cavallino Tre Porti, si arriva a Jesolo, litorale veneziano, zone turistiche, anche se la stagione stenta, è annunciata tanta acqua per questa serata di fine settimana, tanta acqua, ma intanto ci si prepara alla stagione. Partenza di fatto da Punta Sabbioni, con 3.500 partecipanti, c'è il numero chiuso, altrimenti sarebbero di più, ma intanto con un pallido sole si va al Moonlight Village, siamo in Piazza Mazzini, che è anche la zona d'arrivo, ed è la zona dove essi, i podisti, 3.500 gli iscritti, fanno la fila per prendere il chip TDS pronta per dare proprio lo strumento che permette di avere il tempo reale al traguardo e non solo reale, i numeri di pettorale, grande partecipazione anche dall'estero, tant'è che questo è un primato. Ecco qui i numeri, numeri grandi, numeri importanti, società più numerose sono la Running Team Pettinelli, il percorrere il Sile, la S3 Running, è anche una società di atletica, diciamo, tradizionale, l'Atletica Vicentina, che tanti atleti di alto livello lancia, anche velocisti come Michael Tumi, Matteo Galvani. Gli ultimi consulti e siamo ancora in zona Jesolo, poi si andrà. E qui c'è Domenico Riccatti, che è il migliore fra gli italiani, viene da un quarto posto alla Maratona di Venezia in un clima da tregenda l'anno passato. Il barlettano allenato da Piero Incalza, allenatore di maratoneti. Qui c'è Teleton, Walk of Life di Teleton, iniziativa ovviamente per la ricerca, la cura di malattie genetiche, raccolta fondi, le cosiddette charities, raccolta fondi un po' ovunque. Viene in mente Bim Bim Gamba di Alex Zanardi, che si propone la costruzione di protesi per i bambini e i ragazzini, anche quelli che vogliono praticare sport paralimpico ad alto livello. Run for Water, Run for Life, la costruzione di pozzi d'acqua potabile nelle zone del Karamoja in Uganda. 3.500 numero chiuso, si è detto, organizza la Venice Marathon Club e c'è, sono spalleggiati dalla città di Jesolo e dal comune di Cavallino Tre Porti. Questa è la zona d'arrivo, poi si va a ritroso, 21 km 97 metri e mezzo. Monica Carlin, che è ultramaratoneta, fa le 100 km ad alto livello, quest'anno non però eccola, la trentina della Valsugana, Avvocato, Chibiego, una delle più brave, anche se la più brava sarà un'altra keniana, Chepkurgat, si diceva di Carlin, eccola Chepkurgat, Carlin che non fa quest'anno, Giovanna Pizzato intanto, il 100 km del passatore è arrivata troppo a ridosso con la preparazione, Said Boudalia, l'italo-marocchino, il ruandese Simu Keka. Ma intanto siamo pronti per intervista con Roberto Bellingardo, che è proprio di Jesolo, viene dalla vittoria ai campionati italiani di atletica paralimpica sui 1500 metri. Qui intanto Riccatti, Domenico. Sono 3 anni che gareggio e ho fatto i campionati italiani a Grosseto una settimana fa, sono campione italiano sui 1500 e adesso con l'INAI stiamo vedendo se riusciamo a fare i 42 km, partiamo in questa bella gara qua di Jesolo con l'aiuto, spero, della città di Jesolo, che mi aiuti un po' a fare questo sogno, questa cosa. E Bellingardo le ha fatte tutte e tre, le Moonlight Half Marathon, le mezze maratone al chiar di luna, Cavallino Tre Porti, Lio Grando, la zona di partenza. 3.500 gli iscritti, minaccia pioggia, ma ancora ci si salva. Tra l'altro bella l'iniziativa, la gara parte alle 8, un quarto d'ora prima, dalle 8 meno un quarto, diretta streaming, proprio in piazza Mazzini a Jesolo, dove c'è il Moonlight Village, e si gioca e si scherza nella fase di partenza. Si parte dal lungomare San Felice di Cavallino Tre Porti, di Punta Sabbioni, questa è la zona in cui c'è l'attracco per Vaporetti, per Battelli, si va verso Venezia, tra l'altro un tempo questo era vero e proprio comune di Venezia, e Cavallino Tre Porti con tutti i suoi abitati, 14.000 abitanti quasi, era un quartiere di Venezia, poi ci fu un referendum nel 1998 e vinsero quelli per staccarsi. Claudio Orazio è il sindaco di Cavallino Tre Porti ed era assessore. Sì, mi sto riscaldando, ora 2 lunghi e poi siamo pronti per partire e dovrò darmi un grande affare perché ci sono tanti inseguitori, vedo una marea di gente. Dunque, via, in bocca al lupo a tutti quanti, speriamo che vada bene. Aeronautica, barlettano lui, come Pietro Mennea, che si saluta, adesso è arrivato a correre velocissimo lassù, Pietro. È allenato da Piero Incalza, un altro pugliese, Riccatti, che ha ottenuto proprio di recente il suo primato alla Maratona Sant'Antonio, tutta in provincia di Padova adesso. E vanno 21 km 97 metri e mezzo,
Cavallino Treporti più che altro, Punta Sabbioni che è zona già animata di turismo tedesco, tra l'altro una zona molto italo-tedesca, tant'è che esistono vie intitolate a Friedrich Schiller e Johann Wolfgang von Goethe, il poeta fra i poeti stranieri che più ha amato l'Italia e già la riunificò con il suo scrivere, e poi il lungomare Dante Alighieri, quindi una specie di commistione italo-tedesca all'insegna della prosa e della poesia. Lungomare San Felice, via degli Armeni, via Pordelio, quindi si va sul tratto costiero, si vede la laguna, piazza Elisabetta per arrivare a Cavallino, poi si arriva alla via Equilia, via Fausta e il ponte sul fiume Sile, c'è un tratto interrato, poi si entra in Jesolo. 36 paesi rappresentati, come detto la Venice Marathon Club a organizzare, presieduta da Piero Rosasalva, si vedono tanto Alberto Montorio che Domenico Ricatti, i due dell'aeronautica. Questo è il tracciato, si passa da via degli Armeni, tant'è che in zona proprio ci fu una specie di colonia armena, si va in anni andati, 3500 la partenza alle 8 e ancora le condizioni del tempo permettono. Il record della corsa al femminile, 1 ora 16:28 di Meriem Lamaci, la marocchina, un record abbastanza facile eventualmente da ottenere. Al maschile Robert Chemosin nel 2012, keniano, 63:31, gruppo di testa questo. Questa Moonlight Half Marathon, Cavallino Treporti, Jesolo, si è inserita in un paio di edizioni non particolarmente ben riusciti di una maratona, allora quella, 42 km e 195 metri, in notturna sullo stesso litorale. Si prova ad allungare, ci sono personaggi anche di livello come il lugandese Wilson Businei, c'è Peter B dell'Athletic Terni, mentre Businei è della Quercia Trentingrana di Rovereto. Peter B che è già iscritto alla 11 Ponti, la classicissima di Comacchio, in provincia di Ferrara, lì di Ferraresi, che è già quasi alla 50esima edizione, 47. Maglia bianco-blu dell'Orecchiella di Garfagnana, con questa società fa tanta corsa in montagna, Jean-Baptiste Simukeka, da tanti anni tesserato per questa squadra, è un ruandese. Schermaglie in questo tratto che non è più di asfalto, ma c'è un selciato un po' più difficile. Peter B, Wilson Businei, Jean-Baptiste Simukeka, Domenico Ricatti, Alberto Montorio, tutti e due dell'aeronautica militare, Said Boudalia che è della Biotecna Marcon, eccolo qua, l'italo-marocchino, abita a Feltre, ci abita da tanti anni, ha preso cittadinanza italiana, Biotecna Marcon è società nobile che cerca grandi risultati a livello anche di atletica tradizionale. Lungomare San Felice, la partenza nei pressi della Marina di Liogrando, via Pordelio, la Laguna, poi il centro di Cavallino, tutta questa parte, tra l'altro in zona Lio Piccolo. Cavallino Treporti è un comune fatto di tanti abitati, Ca Savio dove c'è la sede comunale, Ca di Valle, Cavio, Ca Pasquali, Ca Ballarin, Punta Sabbioni, Treporti, Saccagnana, Lio Piccolo c'è un ghiotopo anche interessante, possibilità di mete, di escursioni turistiche, magari in bicicletta. Qui intanto il gruppo degli ora inseguitori, Domenico Ricatti assieme ad Alberto Montorio, gli africani e anche gesticola Said Boudalia, che di origine africana è, gesticola non si riescono a capire granché, uno parlerà l'arabo, ma vi garantisco che l'inglese di Said Boudalia è di alto livello, feltrino d'adozione, ma praticamente da tantissimi anni, ha preso cittadinanza italiana e ha sfiorato la maglia azzurra, oltre a quarantenne ora. Siamo sul tracciato, un tempo ex quartiere 9 di Venezia, Cavallino Treporti, dopo il referendum del 98, di fine 98, già pochi mesi dopo era comune con legge regionale e come detto un ex assessore Claudio Razio ne diventò sindaco, ex assessore a Venezia comunale, ne diventò assessore. Zona famosa anche per i tanti villaggi, ancora di più campeggi nell'entroterra, o meglio dall'altra parte oltre la via Fausta, che danno proprio sulla spiaggia, ed è prospiciente la stessa spiaggia a Jesolo, 26.000 abitanti per Jesolo.
fa comune anche il Jesolo, Jesolo Lido ovviamente, Cortellazzo, poi si va verso Eraclea che però fa comune a parte, quasi 30.000 abitanti, diciamo 26.000, tra l'altro una giunta anomala che è stata un po' precursora, se accettate il termine precursora, del governo di larghe intese, perché PD, PDL, UDC e lista civica. Accadde già praticamente un anno fa, nel maggio del 2012, questa è la terza edizione. In tanti a correre, chi preferisce il marciapiedi proprio per meglio vedere la laguna, molti sono qui anche per quello, si diceva numero record di partecipanti dall'estero, 36 paesi rappresentati, addirittura quasi un centinaio di americani. Venezia fa sempre grande presa, quindi si viene per fare il giro di Venezia, magari Padova, e poi a correre per chi ama la corsa. Intanto l'atleta della Running Club Futura a Roma, la Jack Courgat, che ha fatto bene la Stramilano, è davanti a Silvia Chipiego, ha fatto bene la Stramilano, si diceva, abita a Siena, quantomeno quando è in Italia, per il giorno dopo ha già un posto alla scalata al castello, eccola qua, che ancora trasmetteremo sui canali Rai Sport. La scalata al castello, il castello sarebbe quello di Policiano, in realtà si è scesi dal sobborgo aretino fino proprio al centro di Arezzo. Una andatura già buona, c'è già chi si è collegato podisticamente con lei. E c'è chi insegue, ecco qui Contessi intanto, Gianluigi Contessi dell'Atletica Conceso 2009, un atleta della categoria Master M35, è stato già protagonista al giro podistico amatoriale più frequentato e più conosciuto e anche più antico d'Italia, il giro podistico dell'Isola d'Elba a tappe. E qui Said Boudalia, che ha perso contatto da questi tre, Africa Nera contro Africa Magrebina, anche se Said ha preso cittadinanza italiana, si va verso Jesolo e siamo ancora in zona di territorio comunale di Cavallino Treporti. Corsa leggera questa loro, si è partiti alle 8 in punto, l'arrivo a Piazza Mazzini, una delle piazze più conosciute, anche dove la movida, come si direbbe a Barcellona, ma anche in Spagna in genere, non solo in Catalogna, prende quota la sera, soprattutto luglio, agosto, ma anche giugno, con molto turismo straniero, soprattutto la Germania, ma negli ultimi anni anche l'est Europa. Piazza Mazzini, Piazza Drago, Via Bafile, proprio il cuore dello struscio. Queste zone, la Torre Aquileia a campeggiare sulla località, la cittadina. Lido di Jesolo collegato a Jesolo. Jesolo che ha una squadra di calcio che non è che faccia fuoco e fiamme, è in prima categoria calcio dilettantistico del Veneto. E qui siamo più dietro, anche qui siamo sul dilettantismo spinto, ma con grande passione. L'organizzazione della Venice Marathon o Maratona di Venezia, con il trasporto sacche dal punto di partenza al punto d'arrivo, qui si fanno anche le prove, qui dove in questa zona il club della Maratona di Venezia, presidente Piero Rosa Salva, Lorenzo Cortesi alla segreteria generale, ha fatto le prove anche con un triathlon internazionale di alto livello, le navette che hanno fatto la spola in avanti e in indietro, sia per le sacche con gli indumenti, sia per chi ha corso. E poi convenzioni con alberghi, ma anche con ristoranti, pizzerie a prezzo standard e con, dicono loro, i podisti, un alto livello anche gastronomico. Tutto all'insegna, insomma, del correre che ti piace, ma non solo per il correre in sé per sé, ma anche per passare una serata diversa. C'è l'iniziativa dell'Ascom, Confcommercio, della Party Card, convenzioni con prezzi scontati, con piatti, il piatto del maratoneta, il piatto vegano, quindi sia i vegetariani che i maratoneti possono trovare il loro. In piazza Santa Maria Elisabetta Cavallino, chilometro 11, con le iniziative anche folcloristiche ma anche musicali di Anima la Mezza Maratona, poi in piazza Nembera Cavallino, chilometro già 17, piazza Marina Jesolo, chilometro 18, poco oltre la zona dove c'è l'Aqualand, mi pare si chiami così, un centro di divertimenti anche per i ragazzi, legato soprattutto all'H2O, piazza Marina Jesolo e piazza Aurora Jesolo, con altri punti dove si può animare la maratona. Questi hanno poco a cui pensare, c'è casomai da tenere d'occhio il record del keniano Chemosin,
La gara è stata presentata il giorno prima al comune di Jesolo, che è proprio al palazzo municipale, nella sua sala di rappresentanza, e si era già detto che Ricatti e Budalia potevano essere i migliori fra gli italiani assieme a Montorio. Poi ci sono Lucio Sacchetta della Anatletica Feltre, Radek Hubl, che è un boemo, Repubblica Ceca, Ustin Ad Labem, la sua località d'origine, Adriano Pinamonti, che è un trentino dell'Atletica Valli di None Sole, Gianluigi Contessi. Alcuni di questi sono già stati scavalcati dalla prima della categoria femminile, Helen Jepkurgat, che sta correndo quasi all'impazzata, entro certi limiti, una proiezione attorno all'ora e 12, anche qualcosa di più, che fa comunque nettamente meglio del record della corsa al femminile. Velocità di crociera adesso per il trio Uganda, Ruanda e Kenya, dei grandi paesi del podismo internazionale. Manca, del cuore dell'Africa nera, manca l'Etiopia. Said Budalia adesso va a un ritmo suo, ha provato ad animare la corsa nella prima parte, maratoneta, mezza maratona, corsa su strada per questo italo-marocchino, cittadino italiano ormai da diversi anni, Atletica Biotecna Marcon. Marcon è comune di zona costiera, di zona veneziana, provincia, molto vicino all'aeroporto di Tessera, l'aeroporto di Venezia, ed ecco questo sguardo che dà la telecamera verso la laguna. Loro magari hanno meno tempo, tra l'altro questo tratto è meno lagunare. Via Pordelio, strada relativamente stretta, il motivo del numero chiuso a 3500 metri, sono transitati ai 10.000 metri, con Budalia che sente la rimonta di Ricatti e Montorio, Domenico Ricatti, Mimmo Montorio. Ricatti che è stato nel 2012 campione italiano di corsa su strada sui 10 km, nel 2011 campione italiano a Torino, nell'edizione dei 150 anni dall'Unità d'Italia, ha vinto il titolo italiano dei 10.000 metri. Quest'anno i 10.000 sono tornati ad essere fuori dai campionati italiani assoluti su pista, che saranno a Milano a fine luglio. Transito da Cavallino, sul far della sera, bellissimo perché si va dal tardo pomeriggio al crepuscolo. Certo, ci fosse stato il chiar di luna, perché cielo chiaro, sereno. E qui Jepkurgat, Kibiego, Pizzato, Capelli, Castiglioni, Cunico, ma più indietro Maurizio Cunico, Castiglioni e le altre. Ilaria Castiglioni, che è dell'Atletica Brescia 1950 ISPA Group, questa è la seconda, ed è Silvia Jepchirch Kibiego della Libertas Runners di Livorno, Atletica Libertas Runners Livorno. Poi Monia Capelli dell'Atletica Vittorio Veneto, che ebbe occasione di comportarsi molto bene, è passato qualche anno in una maratona di Venezia, la gara di ottobre. E qui gruppi in cui ci sono o ci saranno alcune fra le migliori donne della classifica, proseguendo dopo Maurizio Cunico, Monica Carlin, che gareggia per il GS Valsugana Trentino, Alessia Danieli dell'Atletica Riviera del Brenta, Marta Lualdi della Pro Patria di Busto Arsizio, Ambra Vecchiato della Audace Noale, sorriso, voglia di correre, di guardarsi in giro, rifornimento. Si vuole organizzare anche un biglietto da visita per la maratona di ottobre, tra l'altro eccola qui Castiglioni, Ilaria Castiglioni dell'Atletica Brescia, tra l'altro la promozione che da qualche anno ormai la maratona di Venezia fa assieme alla maratona Sant'Antonio, che non parte più da Vedelago, provincia di Treviso, per arrivare a Padova, a Prato della Valle, ma parte dalla provincia di Padova, tra Campo San Piero e Campo d'Arsego, con la mezza maratona inserita. La maratona di Treviso, poi anche la maratona di Venezia, fanno promozione tutti assieme queste tre maratone. Tanto ci si avvicina al comune di Jesolo, dicevo, di questa iniziativa comune, ed ecco il momento di sterrato dopo un cambio secco in questo tratto. È anche forse il punto più duro, bisogna essere lucidi e anche ancora reattivi al cambio di direzione. Qui la gara entra nel vivo per i tre che la vogliono vincere. Si va verso Piazza Mazzini. Dopo l'ingresso, l'arrivo in Piazza Mazzini, in Piazza Internazionale, si diceva che la Moonlight Half Marathon Cavallino Tre Porti Jesolo viene portata in giro per il mondo con una promozione mirata, anche perché queste sono zone di turismo internazionale,
molto molto spiccato. Si diceva Cavallino Treporti, fresco di nomina, anzi elezione, perché ci fu un referendum a comune. Dal 99, la prima volta, con un commissario prefettizio fino al 2000, Claudio Razio ad essere ancora sindaco, con un intervallo di altro sindaco, Erminio Vanin. E qui più dietro, tra l'altro è il far della notte più che il far della sera. Si arriva, o quantomeno i primi sono quasi a Aequilium, come la chiamavano i romani, la città dei cavalli. Jesolo, Aequilium, facciamo finta che ci siamo, la città dei cavalli, l'allevamento del cavallo, gli antichi veneti erano celebrati per questo. E qui i tre che hanno altro a cui pensare: Wilson, Kipkemei Businei, Uganda, Quercia Trentingrana, la società roveretana che organizza il palio Città della Quercia, la Quercia d'Oro. Parliamo di atletica tradizionale, in cui la società di Carlo Giordani, che è stato vicepresidente vicario della FIDAL in gestione Gianni Gola, federazione italiana, è l'animatore della società di Businei. Businei se la gioca con uno Jean-Baptiste Simouquet, Calì Sornione, solito fare l'atleta che corre per la società toscana dell'Orecchiella di Garfagnana, specializzata soprattutto in corso in montagna, e Jean-Baptiste Simouquet, tante volte ha dato mani all'Orecchiella Garfagnana, tanto al campionato italiano di staffetta di corso in montagna. Passaggio dalla Stuoia, sistemata la TDS, chi organizza per la maggiore in Italia assieme a Championship Italia, altro che organizza proprio l'acquisizione del tempo con i transponder, i chip. Dietro Domenico Ricatti è piombato su Said Boudalia dopo aver staccato il compagno di squadra Alberto Montorio, quarto, quinto e sesto i tre italiani, Domenico Ricatti, l'italo-marocchino Said Boudalia, aeronautica militare per il Barlettano, Biotecne Marcon per il Fertrino di origini magrebine, Montorio che è un mantovano, aeronautica militare anche per lui, poi Lucio Sacchet, ma si va su tempi più alti. E siamo ormai in queste fasi finali anche di, si diceva, schermaglia e di controllo della gara. Tutto a posto per gli altri. Si è partiti dall'imbrunire, si è arrivati anche con la complicità di nuvoloni che minacciano pochissimo di buono. Si va verso tempi in proiezione sui 65, quindi Cemo Siri, il keniano, tiene il suo 63 e 12 come primato della corsa alla seconda edizione, la prima nel 2011, vittoria di Ruggero Pertile in volata. Orecchiella Garfagnana, la maglia bianca-azzurra per Jean-Baptiste Simouquet che attacca, chi ne fa le spese? Il keniano. Athletic Terni per Peter B. Tifo di chi siamo, non con tantissima gente come al solito perché la serata ha promesso poco di buono e minaccia acqua, e adesso affiancati tanto Wilson, Kipkemei Businei, ugandese maglia gialla numero 3, Jean-Baptiste Simouquet, ruandese, Orecchiella Garfagnana, la sua società numero 5, hanno staccato Peter B che non riesce a riagganciarli, mentre nettamente in testa le due africane, le due keniane, Helen Kipkurgat che corre per la società romana che è di Giorgio Calcaterra. Ed ecco la fase della volata, Wilson Kipkemei che prova ad allungare, stringe Jean-Baptiste Simouquet, sembra averla meglio ma non molla, Kipkemei ugandese, l'ugandese riesce a guadagnare quel mezzo metro, Jean-Baptiste Simouquet cede, primo Wilson Businei, Quercia Trentingrana, Rovereto, ugandese, secondo Jean-Baptiste Simouquet, per tutte e due allo stesso tempo, 64, 1 ora 04 e 52. Il terzo è Peter B, Athletic Terni, keniano. Vittoria di Wilson Businei, Quercia Trentingrana, Rovereto, è un ugandese, 64-52 allo stesso tempo, ma secondo posto per Jean-Baptiste Simouquet, Orecchiella Garfagnana, un ruandese, Peter B, terzo, Athletic Terni, Kenya, 65-10. Il quarto è lui, Domenico Ricatti, aeronautica militare, 66-39 risultato ufficiale, qui siamo alla gara femminile, Said Boudalia, quinto, 67-07, Biotecna Marcon, e lei vince ed è Helen Kipkurgat, Running Club Futura Roma, la keniana fa 1 ora 11:52, record della corsa al femminile, non al maschile. Comincia a piovere, anche forte, fortissimo. Questo l'ordine d'arrivo per i primi sette, sacchette dell'Ana Atletica Feltre. Queste le donne con le prime sette. P
piove fortissimo, diciamo che l'hanno scampata i migliori. Gara a cui partecipava anche il ministro delle riforme istituzionali Gaetano Quagliariello, lui un po' d'acqua l'ha presa e come siamo alla premiazione, Wilson Businei alla vittoria, pur se a pari tempo con Simu Keka che il ruandese ha perso in volata. Piera Rosa Salva a consegnare premi, riconoscimenti, altro. Il terzo posto è di Peter B. Saluto per Domenico Riccatti dallo speaker. Riccatti quarto, 66-39. Aeronautica militare, il Barlettano. E siamo alla premiazione femminile con Giovanna Pizzato dell'S3 Running, 1:19:36. Silvia Chibiego, Kenya, Libertas Runners Livorno, 1:16:52. 1:11:52, quindi 5 minuti meno per Helen Jepkurgat, Running Club Futura. E poi Capelli, Castiglioni, Businei che dice, sono in ottima forma. La gara bene dall'inizio, il percorso buono, ok, dice anzi lui, però troppo freddo, molto freddo. Sicuramente quando abbiamo raggiunto il 15° chilometro è stato lì il momento in cui ho capito di poter vincere perché mi sentivo bene. Ho provato ad attaccare, anche forte, ma non ce l'ho fatta. E così ho mantenuto il mio passo assieme a Kimu Keka fino alla volata finale. Ovviamente la gara si disputa tra tutti, non solo italiani. Senza fare classifiche a volte sono giunto quarto e questo può lasciarmi comunque soddisfatto. Oggi il Kenya era molto forte, schierava atleti molto forti. Io, provenendo da una stagione lunga, avendo corso già la maratona, ovviamente ho le gambe che un po' cigolano. Però l'alta specializzazione che grazie agli allenamenti affrontati con Piero Incalza, il mio allenatore, ecco, mi consente di avere sempre uno standard più o meno elevato. Sono contento di essere giunto sul traguardo con un grande incitamento da parte della folla e pertanto devo ringraziare Jesolo e tutto il Veneto che mi accoglie sempre con molto vigore. Lei è Helen Jepkurgat, la vincitrice, non è una di tantissime parole come capita spesso per i keniani, ma che non sia stato facile lo dice e dice di aver fatto il suo primato. Sono abbastanza soddisfatta, anche se speravo di fare un tempo migliore, ma credo che le condizioni climatiche non ce l'abbiano permesso perché c'era tantissimo vento e le due keniane sono partite fortissimo, quindi sono rimasta da sola tutta la gara, per cui insomma sono soddisfatta così. La veneta Giovanna Pizzato, che quantomeno ha quasi sfangato del tutto l'acqua che hanno preso in tanti. E poi questi si è andati avanti fino ad 2:45 dall'arrivo, qui siamo all'ora e mezzo, qualcosa prima. Arriveranno in tantissimi dei 3.500 iscritti, come detto, numero chiuso per la terza edizione della Moonlight Half Marathon, mezza maratona al Chiar di Luna. Chiar di Luna relativo perché il cielo coperto ha permesso di intravederla a qualcuno e per qualche chilometro, un centinaio di metri, e niente di più o poco di più. E questa è stata la terza edizione della Moonlight Half Marathon Cavallino Treporti Jesolo, ultima creatura della stessa organizzazione della Maratona di Venezia.